Siamo qui con Macox, fumettista, vignettista satirico. Come ami definirti? No, narratore. A me già vignettista mi fa cagare come definizione, guarda, non lo sopporto. Quindi narratore, sì, satirico, ironico, anche perché poi definire la satira qua sarà una guerra. Sei qui per presentare, stai firmando le copie del tuo ultimo lavoro, Post Coitum. Ovviamente ti chiedo il motivo del titolo, cosa succede nel Post Coitum? Post Coitum, com'è? Omne animale tristes, o qualcosa del genere, una citazione un po' sbagliata. Però sì, Post Coitum perché mi è capitato di raccontare questo scorcio finale di Impero, perché quello è l'impero berlusconiano, in cui un pochettino si è rotta la luna di miele è finita, c'è scritto in ultima di copertina, è così, si è rotto l'incanto, insomma, si è terminata sta lunga scopata tra gli italiani e lui, per cui in quei momenti là, capito, è tutto quanto bello, è tutto quanto fantastico, e adesso dopo ci si ritrova coi problemi che per quell'attimo siano dimenticati, ma anche l'opposizione aveva partecipato a sto grande incularsi, cercare di fottersi, ecco, e adesso siamo tutti svegliati con i problemi che sono fuori dall'Italia e premono su di noi. Sì. Ed è un problema, quindi una grande ammucchiata che è finita e si resta. Finita, sì, adesso ci si sveglia con le bollette da pagare, con tutti i casini che si è voluto ignorare. Ci sono stati degli anni in cui la satira riusciva a produrre ed era molto forte, riusciva ad andare in edicola con dei falsi, e ci riferiamo ovviamente a quelli del male. Chiaramente non ti chiedo se è possibile ripetere un'esperienza specifica del genere, ma la libertà che c'era in quegli anni è ancora riproponibile secondo te in questi tempi? Riproponibile magari in altre forme. Penso ci fosse più che libertà, c'era molta più aggressività. Anche in coscienza. Adesso si sta un po' attenti, un po' cauti, il massimo del dissenso secondo me si produce in rete, però anche quello è controllato, è da scrivania, insomma non c'è un investimento fisico. Non so, forse è un momento di cambiamento, c'è bisogno di che questa nuova forma di dissenso acquisti più incisività. Per ora è solamente un click che tu fai, insomma, a cui non partecipi rischiando di tuo molto. E dietro di noi, fra l'altro, vediamo un ospite che non è stato invitato. Io però ho letto che questo festival era importante anche per la presenza femminile. 66 donne hanno partecipato ai dibattiti, 66 donne sono più o meno quasi una donna all'ora in 3 giorni. Secondo te non è stato avvisato, non è stato chiamato? Per quale motivo non è? Bellissima. Un'occasione che non poteva perdere. Mi hai fatto una domanda come Vergasso, cioè io non devo darti risposte perché è tutta lì la battuta. Non so se poi possono interessare a lui questo tipo di donne, però è riduttivo, non lo so. Di certo bella cosa che ci siano donne che hanno avuto cose da dire e magari non solo da fare, quindi, però anche questo è facile, a me fa piacere, presenza femminile come a lui. Qual è fra i vari temi di cui si è trattato qui all'Internazionale quello che ritieni più cruciale per i nostri tempi? Mi riferisco alle primavere arabe, si è parlato del rapporto fra media e giornali, la svolta ecologica verde, ovviamente tanta cultura. Quali fra questi però ti ha colpito di più, ritieni più importante? È quello che vivo di più e quindi mi coinvolge perché, diciamo, la più comprensione diretta. Il resto è tutto interessante. Poi il rapporto fra media e giornali, quello lì è questo momento di, non te lo so dire, di travaso, per cui anche internet, il modo di internet entra, influenza i giornali, non è solamente il giornale che va su internet e si propone, no, c'è una specie di osmosi, però non so dove porterà, cioè sinceramente non ho previsioni, sono osservatore. Ti ringraziamo per il tempo che ci hai concesso, la redazione di Sherwood.it vi invita alla lettura di Post Coitum di Max Bacots, difficile bravo. Da pronunciare. Comunque. Sì, però è andata così.